Siamo con il mister della Fides Volley Trigiano, 5 palmi Nicola. Mister, è arrivata una sconfitta al tie break, eppure avete comunque dimostrato una buona pallavolo e tanto carattere per tutta la partita. Vabbè, si trattava di un bel incontro perché sapevamo della squadra avversaria che era tecnicamente brava, quindi siamo venuti già qui per fare una buona partita più che altro. Purtroppo il tie break è questione solo di fortuna. Andata bene al Cerignola, va bene così. Si può parlare quindi di un punto importante che fa morale e classifica? Sì, il morale e classifica, anche perché veniamo da una sconfitta in casa col Modugno, anche quella partita molto equilibrata, anche se abbiamo perso 3-0, però i set sono stati molto tirati, buona squadra anche il Modugno, e poi da Bitonto un 3-2 per noi, anche quella. Purtroppo veniamo da tre partite molto tirate, con ottimi avversari in campo, ce la siamo giocati e va bene così, dobbiamo lavorare per andare avanti. La prossima incontrerete una squadra in salute come l'Andria, sarà importante, oggi avete ritrovato un punto, la prossima sarà importante magari ritrovare la vittoria. Dell'Andria non so molto, lei mi sta dicendo che è una buona squadra, vediamo se i miei giocano come sanno giocare, tirano fuori il carattere, molto probabilmente riusciremo a fare la prima vittoria in casa. Per chiudere, una curiosità, le vostre magliette, c'è una scritta Lampedusa, che cosa volete comunicare e qual è il motivo della scelta di queste magliette? Le magliette sono è un'idea della società con il nostro responsabile manager del sponsorizzato, che ha deciso, io veramente non sapevo niente, è stata una sorpresa anche per me la prima partita. Ben vengono queste idee perché fa bene al morale e a tutti quanti noi. Grazie mister, in bocca al lupo. Appassionati di volley, utenti di Assi Sportivo, ben trovati dal Palavolle in Addio di Leo, dove è appena terminata la gara tra Udas e Trigiano, vinta dall'Udas al tie break. Siamo in compagnia del mister dell'Udas, Roberto Ferraro. Mister, è stata una gara sofferta, forse potevano arrivare tre punti pieni, ne sono arrivati soltanto due al tie break. Sì, effettivamente è così, siamo riusciti a portare a casa questa vittoria, però possiamo dire che è anche un punto perso. Purtroppo ci manca ancora quella continuità che è propria delle squadre che giocano assieme da tanto tempo. Abbiamo avuto dei cali, oggi in particolar modo c'è stato proprio un calo fisico di entrambe le bande, però comunque l'importante è quello di aver portato a casa questa vittoria. Due punti che comunque fanno bene al nostro obiettivo. Sembrava che la gara fosse in pugno, cosa è mancata per chiuderla al quarto set? Forse proprio quello che ho detto prima, è mancata un po' di continuità e c'è stato proprio un calo fisico. In settimana lavoreremo meglio proprio su quei palloni che non dobbiamo sbagliare quando riusciamo a fare la difesa, e quindi lavoreremo molto di più sul contrattacco. Nel tie break c'è stata una svista arbitrale in un momento cruciale sull'otto pari, può essere quella la svolta perché dopo non avete più sbagliato? Sì, però può capitare, voglio dire, un errore non è quello che ti fa vincere o perdere la partita, a meno che non è proprio l'ultimo punto. Per fortuna è stato su una situazione di quasi parità e forse ci ha dato la carica per combattere anche contro questo errore arbitrale. La prossima incontrerete in trasferta a Bari, saranno punti fondamentali per continuare a dare continuità a questo successo. Certo, in campo barese è sempre difficile vincere, anche con le squadre che magari sono alla nostra portata. Purtroppo sappiamo bene che quando andiamo a giocare a Bari, gli arbitri sono di Bari, quasi sempre di Bari, fanno capitare più spesso quelle palle come sull'otto pari del quinto set. Ok, grazie mister, in bocca al lupo.